500. Allora, qui che ci abbiamo? Il matrimonio di... Non si riesce a capire bene. Turicchio chiamato all'epoca del Piero. È vero, chiamato... Bellissimo, tu guarda gli sfondi, guarda quegli alberi, gli uccelli. Questo è un tempio pagano, mi sembra che in Persia questo. Pacis culto. Il culto della pace. Ogni papa se faceva la sua carriera. La sua mille casette. Questo invece è San Paolo. San Paolo, però il col corvo. Allora, questo col corvo non è San Girolamo. Guarda che bella, questa è la visitazione. Maria che, la, che capolavoro. Maria non la va a trovare Santa Elisabetta, la Zaccaria, perché era incinta anche la cugina che si chiama Santa Elisabetta, che era anziana, ha avuto sto dono del suo figlio, e quella è Zaccaria. E questo ha rappresentato il figlio Cesare, che era un glorioso, quella che aveva bianco vestito. Questo è San Sebastiano. Poi, Beatrice è questa qua, la figlia. Il cavallo, Cesare Borgia. La figlia, sì, io la somiglio. Farnese, lei si aggiunge al Farnese. Bellissimo, questo non mi ricordo più di niente. Questo che roba sarà? Guarda che bello, qui ci sono delle... Vedi che ci sono dei rilievi? Guarda questa, c'è una fontana in rilievo. È fantastico. C'è un cervo, ma chi sarà? Ah, è questo sì. Sì, quello te l'avevo detto. Questa è una copia in piccolo di una statua che sta in bronzo dentro San Pietro, di Francesco Messina, grandissimo, del 63, del bozzetto. Madonna, guarda qui! Questa è la Natività? Pinturicchio. La Natività, guardate che capolavoro.
E vedi il bull'asinello, vedi il presepe, vedi? E in fondo guarda che tutte queste piante dietro, bellissime, c'è un paese. Vedi, Gesù viene messo sopra il grano, capito? Perché tutto nudo sulla crestia. Bellissimo. Quella è l'annunciazione. Oh, ma sai che non mi ricordo proprio niente. Meraviglioso, guarda qui. Questa è i magi, i tre magi che arrivano. Madonna, è stupendo. Guarda che cavallo al lato, guarda che sfondo. Ma i re magi quando arrivarono? Quando, dopo qualche giorno che è nato Gesù, furono portati dalla stella cometa, la vedi la stella cometa lì? Arriva dei re astrologi, sì. Però qualche giorno dopo la nascita. Sì. Questa invece la Madonna viene assunta in cielo, guarda che bello, guarda che capolavoro questo. Vedi vestiti di rosso, qui c'è il Papa. Questo è il Borgia, questi non il Borgia, questo è il Borgia. E questa vedi la mandorla, la Madonna sta nella mandorla, perché è il simbolo della perfezione, la mandorla. Con gli angeli, vedi che suonano gli angeli, guarda con un mandolino, il chitarrone, sì. Un tipo di violino antico. Ma roba, guarda. Allora e questa è sempre la mandorla. Sì, però c'è Cristo in mezzo, Cristo. È perché la perfezione. Guarda, tu guarda che giardini intorno. Madonna, che vede. Gesù assunto in cielo, questo dovrebbe essere. La Madonna chi è? A sinistra, in ginocchio. Ah, quella, ecco. Guarda gli angeli, che meraviglia. Allora, quelli piccolini, rossi, sono i cherubini, con la testolina, vedi? Questa è la risurrezione, no. La risurrezione è questa. La risurrezione è sempre nella mandorla d'oro, vedi? La tomba vuota, il Papa che prega. È fantastico. Guarda che sprofondità, vedi? Oh, questa non me la ricordo proprio. L'annunciazione, guarda che pavimento prospettico. Io ho i cherubini, vedi? Questo Vinturicchia? Vinturicchia. Io lo amo tanto. E 400 ancora non è proprio il rinascimento.